La salute sui posti di lavoro. Lo scorso anno 642.000 denunce di incidenti sul lavoro. 60.000 sono stati lavoratori che hanno segnalato di aver avuto una malattia professionale. Purtroppo ci sono stati anche 1.104 morti sul lavoro in Italia. Quali sono le procedure, gli strumenti che sia le aziende ma anche i lavoratori devono mettere in atto per evitare che accadano fatti molto gravi, addirittura che ci siano delle morti sul lavoro. Qui siamo all'INAIL. Ma l'INAIL si occupa vocazionalmente, diciamo, di assicurazione, quindi paga anche rendite agli infortunati, ma fa moltissimo altro, fa grande attività di ricerca, grande attività di prevenzione. L'attuale organizzazione italiana sulla sicurezza nei posti di lavoro è soddisfacente? C'è qualcosa che magari vada messo a punto ancor meglio per evitare che ci siano 60.000 denunce poi all'anno di malattia professionale? Naturalmente è una collaborazione che deve essere resa sempre più efficace fra chi fa ricerca, chi propone soluzioni e chi presidia i posti di lavoro. C'è bisogno di forte cooperazione fra INAIL e imprese, fra imprese e lavoratori, fra lavoratori e INAIL, perché i lavoratori debbono tentare il più possibile di rispettare le norme. Ci sono ottime norme, se vanno rispettate, se vengono rispettate, noi crediamo che quei numeri che già sono in diminuzione possano ulteriormente diminuire. L'anno scorso comunque ci sono stati 1.100 e qualcosa purtroppo morti sul lavoro, ancora esiste un problema che va affrontato. Come stiamo messi, Presidente, rispetto agli altri grandi paesi industrializzati dell'Europa? Abbiamo fatto dei confronti, l'Italia sta messa molto bene, noi speriamo che con tutta l'attività di prevenzione ancora meglio si possa andare. Presidente, c'è un problema che ovviamente non è soltanto italiano, ma purtroppo l'Italia lo ha, che è l'asbestosi, malattia che poi predispone al cancro, alla pleura e che prende quelle persone che purtroppo sono state in contatto con l'amianto, con le polveri di amianto. Ci mette 20 anni questa malattia per provocare poi un tumore vero e proprio. Che proiezioni si è fatto l'INAIL per queste persone nei prossimi anni e sulla situazione in generale dello smaltimento dell'amianto? Credo che oltre al già accaduto dobbiamo prestare massima attenzione a quello che si deve fare da oggi in poi, e cioè mettere massima attenzione sul problema dello smaltimento. Anche smaltire potrebbe esporre al rischio amianto e quindi massima cura dobbiamo avere nel rispettare tutti i criteri necessari per non perpetuare questo che è un problema davvero doloroso. Presidente, tornando alla vostra attività di ricerca e di sviluppo di nuove soluzioni per il lavoratore e anche di aiuto per chi purtroppo abbia perso un arto, voi avete un istituto che si occupa proprio di progettare delle protesi sempre più avanzate, tecnologicamente avanzate. È un centro di eccellenza, il centro di Budrio, sì. Ha una storia gloriosa, parte dagli anni 60, attualmente è sulla frontiera della ricerca tecnologica, collabora in rete con grandi istituzioni nazionali. L'IT di Genova, sì. Il Sant'Anna di Pisa, certo. Il campus biomedico di Roma. E anche lì state sviluppando l'esoscheletro, che è una delle grandi novità. Stiamo sviluppando l'esoscheletro, ma già è sviluppata l'arto robotizzato. Sì. L'incidente naturalmente può sempre capitare perché la fatalità esiste, però a suo giudizio che cosa bisogna fare per evitare di usarli poi quegli arti artificiali o quelle protesi? Come mettere in sicurezza, ma in modo pratico, il lavoratore e anche l'azienda stessa? Perché un'azienda che ha degli incidenti sul lavoro vuol dire che produce male. Bisogna fare ricerca per inventare nuovi strumenti che consentano il controllo dei rischi.
bisogna dare finanziamenti per potenziare e migliorare i processi di lavoro, ma bisogna fare anche molta formazione e informazione per i lavoratori, ed è quello che INAIL fa con molto impegno.